Ciao, oggi realizzeremo degli orecchini molto particolari estivi con varie tecniche come l'uncinetto e gli embroidery. Per questo progetto utilizzeremo il filato dragon blu colore jeans, due cerchietti di alcantara, forbici, filo di nylon, dei cabochon in resina, ci sono tantissimi colori, in questo caso l'abbiamo scelto abbinati al filato. Perline Toho, queste sono di colore Frosted Banana Cream e poi, sempre Toho 110, Pastel Frosted Light Grey. Poi abbiamo un ago, un uncinetto da 5 e l'asulit. Ma per prima cosa andremo a realizzare la frangia dell'orecchino. Per realizzare la frangia io ho ritagliato un cartoncino, l'altezza è di 1,5 cm, però potete scegliere di farlo anche di 2,5 cm per fare una frangia più lunga come in questo caso, e la lunghezza è di 4 cm. Prendiamo il filo, lo blocchiamo qui nel piccolo taglietto che abbiamo fatto e lo andiamo ad arrotolare in questo modo fino a ricoprire tutti e 4 cm. È necessario metterli vicino e in modo abbastanza lineare, in modo che dopo non si disperdono troppo quando li andiamo a chiudere. Quando siamo verso la fine facciamo scorrere un po' le maglie in modo da rendere le frange un po' più vicine e continuiamo. Arrivati alla fine prendiamo l'uncinetto, ci infiliamo, prendiamo all'incirca 6 fili, riprendiamo il filo, lo passiamo sotto, riprendiamo il filo e lo passiamo dentro. E facciamo la stessa cosa per tutti gli altri, quindi entro dentro, prendo all'incirca 6 fili, riprendo il filo, lo tiro in dentro, riprendo il filo e lo passo in quelli precedenti. E continuo così fino ad arrivare alla fine. Questo è l'ultimo, arrivati qui allarghiamo un po' la maglia in modo che non ci sfugge e facciamo scorrere leggermente i punti verso l'alto sul cartoncino in modo che devono restare tutti quanti sopra. In questo modo li abbiamo praticamente cuciti. Adesso, sempre tenendo qui il punto di prima, vado leggermente a fissare questi punti con un pochino di colla, con l'asulit, e dopo sfilerò il cartoncino. Sfilato il cartoncino, prendo il cerchietto che ho fatto di alcantara e vado a posizionare la frangia sulla parte bassa dell'alcantara, sempre facendo attenzione a non perdere questa parte qui. Se la colla non è abbastanza, metto con un altro po' di colla, mettendola sul bordo. Adesso mi vado a distribuire bene tutte quante le varie fascette e poi, tenendo sempre il dito fermo
sulla colla perché si sta ancora asciugando, vado a tagliare con la forbicetta nel centro delle frange. Adesso riprendo il filo di prima e faccio 5 catenelle. Potete scegliere qui di fare anche più catenelle in base a quanto volete fare la lavorazione. Ad esempio, in questo orecchino qui ci sono tanti archi, quindi io ho fatto molte più catenelle. Qui invece vi farò vedere come farne soltanto 3 di archetti. Quindi faremo 5 catenelle. Adesso che ho fatto 5 catenelle, vado praticamente a farne altre 5, che sarà il primo archetto. Quindi continuo. E mi vado a rinfilare nella catenella precedente a quella di partenza con una maglia bassissima. E questo è il primo arco. Rifaccio altre 5 catenelle e continuo così. Mi vado a rinfilare in quella precedente con una maglia bassissima. Mi sono bloccata alla catenella precedente, quindi ho fatto i miei 3 archi. E adesso faccio una catenella, e giro il lavoro dall'altra parte, in questo modo. Con la catenella che ho fatto, adesso mi posso trovare al centro dell'arco, quindi entro dentro e faccio una maglia bassissima. A questo punto devo fare l'arco che andrà a finire nell'altra metà dell'arco, quindi faccio nuovamente 5 catenelle. Mi metto al centro dell'arco e lo blocco con una maglia bassissima. Faccio altre 5 catenelle. E vado al centro del primo arco. Maglia bassissima. E a questo punto posso tornare indietro. Quindi catenella e giro il lavoro nuovamente. Adesso risulterà un po' morbido, poi quando lo andremo a fissare si vedrà molto di più il disegno. Quindi ritorno al centro dell'arco, prendo il filo e faccio una maglia bassissima e faccio 5 catenelle. Questo andrà a finire nella metà del secondo arco e sarà quello a cui agganceremo il perno dell'orecchino. Quindi mi metto al centro dell'archetto, faccio una maglia bassissima e chiudo il lavoro. Adesso, siccome questo è un filo particolarmente rigido, per bloccarlo io lo riporterò praticamente qui. Quindi lo passo qui
qualunque taglio, lo blocchiamo e una volta fissato il lavoro, se vediamo che si muove ancora, lo faremo passare in queste trame per bloccarlo qui. Stendiamo bene il lavoro per far vedere gli archetti. Allora, io ho passato il filo qua dentro, facendolo passare nelle catenelle di prima, metto un goccino di colla per bloccarlo e adesso altra colla qui al bordo dell'alcantara, perché andiamo a fissare sia la parte con l'uncinetto sia al centro metteremo il nostro cabochon centrale. Allora, dopo aver steso bene quindi il lavoro, inserisco il cabochon. Aspetto che si asciuga un pochino e poi vado a inserire tutte quante le perline intorno. Quindi apro il filo, iniziamo il primo giro con le perline gialle. Una volta concluso il primo giro di perline, vado a ripassare con il filo tutto intorno per fissarlo ancora meglio e poi, se volete, potete aggiungere un secondo giro di perline come ho fatto qui, io le ho messe grigie, per creare ancora più il contrasto tra il cabochon e la frangia. Adesso inseriamo la manichella, apriamo leggermente, lo andiamo a infilare nell'archetto superiore che abbiamo fatto con l'uncinetto e richiudiamo. A questo punto possiamo decidere se vediamo, per esempio, che vogliamo essere sicuri sul fatto che il filo non sfili, possiamo, come ho fatto qui, bruciare leggermente i bordi del filo. Questo gli darà anche un po' visibilmente una sembianza un po' più diciamo etnica. E il nostro orecchino è terminato. Vi faccio vedere qui invece un'altra variante che abbiamo fatto, che praticamente ha come centrale una donna al posto del cabochon e la lavorazione all'uncinetto con gli archetti si va ad agganciare direttamente alle frange invece di lasciare un piccolo spazio. Il video è terminato, spero vi sia piaciuto. Per qualunque informazione potete scriverci a info@hobbyperline.com. Ciao!